La fedele compagna di cammino porta i segni del tempo come il volto del maestro che ha più di 70 anni. Sembra ricordare in questa natura morta la religiosità insita in lui, una ricerca che continua a non lasciarlo quieto. Avere una fede vuol dire essere illuminati, sarebbe una bella cosa se risolverebbe tutti i problemi della vita. Ma io purtroppo non ce l'ho, però sono convinto che qualcuno l'ha avuta. E allora perché non cercare di tenerla in qualche modo? Ferisa, Nigonia, il santo alla ricerca della fede, il messaggero di Sant'Antonio. 25 giugno 2010. Nel lungo cammino di conoscenza del soggetto religioso attraverso la pittura, Arrigoni ritrova forse un compimento a tale ricerca nelle ultime opere del suo percorso, nella Dolorata per le suore serve di Maria 1986, dedicata alla morte della piccola Vanessa Giuliano, compagni di banco della nipotina del maestro, le spade che nell'icona tradizionale trafiggono il cuore della Vergine, addolorata, si trasformano in raggi gloriosi. Il dolore ha reso grande la Madonna che in attesa sotto la croce come 30 anni prima davanti all'Arcangelo Gabriele, offre fiduciosa la sua vita al progetto di Dio. Nei due tondi con San Romolo e Sant'Andrea Corsini, di Santa Maria d'Incampo, 1986. La pesante croce portata da Sant'Andrea, immagine del peso che grava sulle spalle di ogni uomo, è affiancata dal gesto di San Romolo, che invita ad alzare